Salve a tutti, buonasera e bentrovati alla Stoffa di Prato, primo appuntamento della settimana della nostra trasmissione alla scoperta delle eccellenze del territorio in vari ambiti. Parleremo questa sera di giovani impegnati nel mondo del volontariato, faremo anche un focus ovviamente come ogni martedì sulle eccellenze enogastronomiche del territorio. Infine nel nostro spazio dedicato all'attualità avremo ospite qui con noi il questore di Prato. Iniziamo proprio questa puntata parlando quindi di giovani e di mondo del volontariato. Siamo in compagnia di Eleonora Boccuzzi, volontaria dell'operazione Mato Grosso. Ciao Eleonora, benvenuta. Buonasera. Buonasera, perché si è concluso da poco Riciclao, il grande mercato dell'usato, una nuova location quest'anno per il mercatino, quindi da Officina Giovane, che è stata interessata a degli interventi di restauro, si è spostato al mercato coperto di Via Giordano. Mercatino ovviamente organizzato dall'operazione Mato Grosso in collaborazione con l'amministrazione comunale, che vede coinvolti tantissimi giovani volontari, tra questi appunto anche Eleonora. Com'è andata quest'anno intanto appunto il mercatino di quest'anno? È andata molto bene nonostante il cambio di sede, sia della sede del mercatino che la sede appunto di dove abbiamo passato questa settimana noi volontari. Eravamo circa 150 e ci hanno ospitati negli spazi della parrocchia del Sacro Cuore qua a Prato. E anche il cambio di mercatino non è stato semplice rispetto a Officina, però comunque ringraziamo tantissimo anche per averci messo a disposizione questo nuovo spazio. E niente, è andata molto bene. Sì, è stata una bella settimana intensa, però è stato bello, sì. Ecco, c'erano tantissimi oggetti, lo vediamo anche dalle immagini, insomma, in vendita. Ovviamente appunto la manifestazione unisce la solidarietà con la difesa dell'ambiente. C'era anche qualcosa di particolarmente curioso? A parte ogni anno ci sono tantissime chicche. Sì, ogni tanto sì. E abbiamo trovato diverse cose, ci hanno regalato diverse cose, anche vintage, oggetti d'arredo, di design, quindi al di là dei soliti vestiti, le scarpe, i libri, così. C'era qualche oggetto davvero particolare e bello, insomma. Sì. Insomma, è stato ovviamente interessante come sempre, c'è stata una grande partecipazione di pubblico. Insomma, sì, c'è sempre... anche sì, nonostante lo spazio un po' ristretto, però è andata bene, insomma, è venuta tanta gente a vedere, a comprare. Poi all'interno avevamo anche allestito un piccolo bar e quindi c'era anche un po' uno spazio appunto di ricreativo, di pausa, sì. Uno spazio un po' ristoro. L'obiettivo sì, ovviamente è quello di sostenere le missioni in America Latina. Per quanto riguarda invece le cose che comunque non sono state vendute, adesso dove sono state smistate? Allora, noi qua in Toscana abbiamo diversi mercatini che sono aperti tutto l'anno, in particolare uno a Vaiano, uno a Campi, uno in Valdarno, quindi tutti gli oggetti che diciamo sono avanzati dalla vendita li abbiamo smistati negli altri mercatini, ecco. Ecco, anche questo ovviamente appunto il ricavato di tutto ciò andrà appunto a sostenere delle missioni America Latina portate avanti dall'operazione Mato Grosso. Ecco appunto, quali sono le varie missioni che ci sono adesso in questo periodo? Allora, noi periodo? Abbiamo missioni in Perù, Ecuador, Bolivia e Brasile. Soprattutto sì, la maggior parte delle missioni sono in Perù. E, appunto, tutto il ricavato delle nostre attività, dei mercatini, di tutte le attività che facciamo con i ragazzi va lì in queste missioni. Tu da quanto tempo sei volontaria dell'operazione Mato Grosso? Io ormai da una decina d'anni, più o meno, sì. Come sei venuta anche a contatto con l'operazione Mato Grosso e come mai quindi hai deciso appunto di fare la volontaria? Io ho iniziato dopo una proposta che ci avevano fatto altri ragazzi in classe mia, e erano venuti a scuola appunto a parlarci di queste esperienze, e io mi ero molto incuriosita e ho provato, e da lì sono rimasta. C'è rimasto, ecco, il periodo di riciclo, che periodo è? Quindi voi prima andate casa per casa a raccogliere sì, le cose, poi organizzate il mercatino, state tutti insieme anche quei sì, giorni? Sì, è un periodo molto intenso, si inizia già un mese prima con la consegna degli avvisi della raccolta in tutta Prato, e in comuni della provincia, e quindi è un mesetto bello intenso tra la preparazione, adesso poi rimettere in ordine tutto, smistare tutto, quindi...
Sì, è un mesetto bello pieno. È bello tosto, sì. Però insomma è anche bello stare insieme, ci sono appunto tantissimi volontari da Prato, ma non solo. Esatto, noi il gruppo di Prato siamo una decina più o meno, e poi al campo vengono sempre ad aiutarci ragazzi anche di altre zone, di altri gruppi dell'Italia, e poi ovviamente c'è tutto il gruppo degli adulti che sta dietro al mercatino, all'organizzazione proprio della vendita, e noi ragazzi siamo più dietro insomma alla raccolta. È un'attività comunque che consiglia anche altri suoi coetanei. Sì, assolutamente sì, è bello anche se è la settimana insomma delle vacanze, però è bello, è divertente, poi soprattutto è bello poter regalare qualcosa insomma a chi non ne ha, considerando che questa è tutta roba che comunque la gente avrebbe buttato, e quindi tirar su ecco, una cosa del genere con cose che altrimenti andrebbero buttate è notevole, insomma. Assolutamente, insomma si recupera ciò che sarebbe finito insomma in discarico, okay, esatto. Quindi ovviamente tutte cose che sono insomma in buone condizioni, certo, ovviamente, sì. Assolutamente. Sono appunto, diciamo, diverse le missioni portate avanti dall'Operazione Mato Grosso. Tu sei stata anche proprio in una di queste missioni? Io sì, sono stata un anno e mezzo in Perù, e tra l'altro nella stessa missione dove è il padre Armando Zappa, che è di qua di Prato, e niente, noi lì abbiamo delle scuole, la primaria, la secondaria, anche degli asili, e io ero negli asili, insomma, lavoravo lì. E stavo con i bambini, vivevamo con le ragazze che lavoravano negli asili. E come mai hai deciso di partire? Ormai era tanti anni che insomma, facevo parte del gruppo qua di Prato e volevo conoscere anche la missione, ecco, i poveri della missione, sì. E quindi lì c'è stata insomma la proposta di padre Armando Zappa, sì, com'è andata? Di partire, avevano bisogno appunto negli asili, e lui mi ha fatto questa proposta per un anno e poi ho allungato un po', ho finito l'anno di scuola e sono tornata adesso a Natale. Che cosa ti ha dato anche questa, quell'esperienza? Che cosa hai visto, che cosa hai vissuto anche lì? È stata un'esperienza che cambia molto, nel senso che il mondo di qua occidentale ti dà delle certezze, dei punti fermi che tu appena metti piede in un posto del genere crollano, e quindi è un po' anche un ricostruire, un ricostruirsi attraverso la vita degli altri che noi non ce la immaginiamo neanche, ecco. Ma tu eri quindi appunto nelle scuole, poi ovviamente appunto eri impegnata insomma tutto il giorno, tutti i giorni, sì, lì. Sì. Che mondo anche hai trovato e che cosa anche ti hanno raccontato anche quei bambini, come li hai visti anche un po' cambiare, se li hai visti cambiare? Sì, è stato molto bello perché li ho visti proprio cresciuti, cioè li ho visti crescere in questo anno e mezzo e insomma anche tutto il rapporto con le famiglie è una cosa molto bella da una parte, anche difficilissima perché non ecco, un lavoro molto difficile, costante, ci vuole tanto impegno, insomma, dedizione anche. Però sì, una volta che ti affezioni ai bambini poi diventa tutto naturale, insomma, spontaneo, anche il lavoro con le famiglie, aiutarli nella parte un po' più materiale. Ci sono situazioni davvero di estrema povertà e quindi poi diventa naturale, sì, diventa certo, spontaneo prendersi a cuore queste persone, ecco. È stato un po' insomma comunque un dare e avere, ecco, sì, tu hai dato tanto, ma anche loro, sì, immagino. È stata insomma una bella esperienza, insomma un'esperienza che consiglia anche andare, sì, proprio a vedere lì in le missioni. Sì, anche solo vedere come vive certa gente ti aiuta poi anche nel tornare qua a vivere diversamente tante cose, ecco, sì. Sei tornata con una consapevolezza diversa. Sì, indubbiamente. Quindi anche questo mercatino di quest'anno di riciclao appunto l'hai vissuto in maniera diversa. Tu è da 10 anni quindi che fai, sì, proprio il mercatino, quindi. Sì, tutti gli anni ormai, questo era il nono anno. E niente, io quest'anno sono stata dietro al telefono della raccolta, il numero che era sul volantino rispondevo io, quindi abbiamo dato 80.000 volantini, una
un terzo almeno, se non la metà, in questo mese hanno chiamato. Quindi. Insomma, è la voce che sì, le persone hanno sentito dall'altra, esatto, parte del telefono, sì, era la tua. Ecco, ogni anno comunque siete impegnate anche in cose diverse, come vi smistate anche i lavori da fare anche lì al mercatino? Come sì, funziona? Svolgiamo varie attività noi ragazzi durante l'anno. E poi c'è anche il gruppo degli adulti, e sono attività un po' diverse che si conciliano un po' con i vari impegni, così. E però sì, cerchiamo sempre tutto l'anno di ritrovarci a lavorare, di raccogliere fondi appunto per le nostre missioni, sì. Ecco, non si limita, ecco, l'intervento, l'operazione, no, insomma, no. Appunto dell'operazione Mato Grosso non si limita ovviamente soltanto al mercatino, ma no, c'è tanto dietro. Quindi è un'occasione anche per conoscere comunque anche altre persone, ovviamente. Sì, sì, e anche proprio questa settimana di mercatino, di raccolta così. Ecco, ci sono tante persone che ci vengono ad aiutare, che altrimenti durante l'anno non potrebbero, quindi è anche un'occasione per tante persone di fare un po' del bene, visto che comunque è il periodo di un po' delle vacanze così, che altrimenti durante l'anno non riuscirebbero, e quindi è anche una bella occasione proprio per allargare un po' il giro, insomma, di persone appunto che ci aiutano, che vengono a conoscerci. E è molto bello, ecco, anche quella parte lì. Assolutamente, sì. Insomma, comunque da 10 anni, ecco, dedichi le tue ferie pasquali a, sì, questo, quindi anche prima da studentessa e poi, sì, adesso, sì, da, sì, lavoratrice, sì. Insomma, è una cosa che piace, una cosa che comunque, sì, ti dà tanto. Sì, 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 dire. Sì. Quindi, insomma, una bella... Assolutamente, sì, arriviamo stanchi, morti, però contenti, sì. Soprattutto, sì, vedere, sì, anche, sì, il risultato finale. Esatto, sì. E poi anche, ti piacerebbe anche un domani ripartire e andare a conoscere un'altra missione, sì, nei tuoi programmi? Sì, in realtà mi piacerebbe tornare a Cimbuoto, sì, dove sono stata, però sì, non metto... Chi lo sa? Esatto. Un domani, chi lo sa? L'obiettivo, sì, insomma, è quello di poter continuare ovviamente a aiutare. Io ti ringrazio, sì, davvero, Eleonora, per, grazie, essere stata a voi, con noi, per averci un po' raccontato appunto l'operazione Mato Grosso e il mercatino di Riciclao. Grazie mille, e noi ci vediamo tra poco qui per la seconda parte della Stoffa di Prato. Seconda parte del nostro appuntamento di questa sera della Stoffa di Prato. Come ogni martedì dedichiamo questo spazio alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Questa sera ci spostiamo a Montemurlo, alla scoperta di un'azienda agricola che da anni si occupa del recupero e dell'allevamento della macchiaiola maremmana, ma un'azienda che ha anche, al contempo, porta avanti anche un importante progetto didattico. Noi siamo in compagnia di Giulia Tissi, imprenditrice agricola del Poggiolino di Montemurlo. Benvenuta, Ciao Giulia. Arianna. Ciao. Un'azienda, appunto, il Poggiolino, un'azienda di famiglia portata avanti da tuo padre, principalmente te insieme, una storia molto particolare, non è soltanto una semplice azienda agricola. Quali sono intanto quindi le attività che portate avanti? Allora, principalmente l'attività nostra è agricola al 100%, con coltivazione di oliveto, vigneto, però chiaramente quello che ci ha contraddistinto nel tempo è stato il recupero e quindi l'allevamento del suino nero autoctono macchiaiola maremmana, anche detto Etrusco, quindi è la razza suina più primitiva della Toscana. Ecco, com'è nato proprio questo progetto di recupero di questa razza, appunto, che stava per estinguersi? Sì, allora, non è nato propriamente da me, diciamo che io lo sto portando avanti perché da spettatrice esterna mi sono anche un po' appassionata della storia, in quanto si trattava proprio di un gioiello, se vogliamo, della Toscana. Il progetto di recupero vero e proprio parte sull'amiata esattamente a Seggiano. Lì furono ritrovati nel 2005 alcuni esemplari di suino nero autoctono, appunto macchiaiola maremmana, e senza essere sicuri si trattasse effettivamente di quel, si dice, ecotipo, di quel tipo genetico di maiale nero. Sono seguite tutta una serie di studi e di ricerche universitarie con l'Università di Firenze e pochi anni dopo, da questo inizio, dalla nostra, diciamo, collega sull'amiata, alcuni esemplari di suino nero sono stati portati a Montemurlo, sulla collina Cicignano, dove abbiamo appunto l'azienda agricola. Per cui in parallelo, in queste due aziende, una a Seggiano e l'altra appunto a Montemurlo, è stato portato avanti questo duro lavoro di recupero genetico, che appunto è stato un po' un lavoro dietro le quinte per tanti anni, prima di arrivare alla produzione vera e propria.
Ecco, poi produzione, poi vediamo qui anche un po' di prodotti della Macchia Iole, ma intanto vorrei partire anche da tanti riconoscimenti voi avete ricevuto, insomma, in tutti questi anni di attività. L'ultimo risale proprio a poco tempo fa, al gennaio avete vinto il premio Massimo Alberini, assegnato appunto dall'Accademia della Cucina Italiana. Che riconoscimento è? Che cosa vuol dire per voi appunto anche questo riconoscimento? Sicuramente sono questi premi ti riempiono comunque d'orgoglio, ti fanno capire che stai facendo un buon lavoro. È un premio che va appunto alle aziende agricole che si sono distinte nel tempo per la loro produzione di nicchia, nel rispetto sempre della tradizione, ma con un occhio anche a quella che si chiama appunto innovazione, quindi portando avanti delle antiche ricette ma senza stravolgerle. Difatti anche nella ricerca, nella nostra produzione, si tiene fede a quelle che sono le ricette antiche dell'Ottocento, quindi dall'Ottocento le possiamo assaporare oggi, ma è più difficile farle oggi, perché siamo abituati un po' all'omologazione anche dei sapori. Quando vai a mettere le mani comunque sia, noi abbiamo il norcino che ci trasforma le carni per la produzione dei salumi, che lavora da disciplinare, per cui senza usare pepe, senza usare nitriti, nitrati in un prosciutto, in una salsiccia, in un capocollo, eccetera. Quindi assolutamente gli famosi non ci sono, ecco. E questo significa sicuramente una sfida anche, no, nella produzione. Ecco, sono stati appunto anche i prodotti che realizzate proprio appunto con la carne della Macchia Iole Maremmana, sono tutti prodotti, come vediamo qui alcuni, quindi che seguono la cui realizzazione segue ovviamente un disciplinare, quindi ben preciso. Esattamente, perché la Macchia Iole Maremmana è stata recuperata principalmente, come ti dicevo, da Seggiano, e poi dopo noi l'abbiamo portata avanti, quindi in due, ma è disciplinata, c'è proprio un'associazione di produttori che addirittura c'è un comitato tecnico scientifico all'interno dell'associazione che controlla la produzione. Per esempio, un prosciutto deve avere almeno 2 anni di stagionatura, nei salumi non ci sono conservanti, oppure anche semplicemente come vivono gli animali, il metodo di allevamento, cosa possono mangiare, cosa no, l'allevamento lento per 2 anni e non per 8 mesi o 12 mesi, cioè c'è una grossa attenzione, per cui sì, c'è un disciplinare, e questo disciplinare è stato messo a punto con l'Università di Firenze in sede di ricerca dagli inizi proprio. E sì, che voi appunto portate avanti. Sono poi anche numerosi i valori nutritivi anche proprio di questa tipologia di carne. Questa è stata effettivamente una scoperta. Io stessa devo purtroppo ammettere che all'inizio non mangiavo il grasso, e ripeto, io non ho sempre fatto l'allevatrice, lo sono diventata un po' in modo anche consapevole, se vogliamo. Quindi quando ho assistito agli studi dell'università che attestavano la componente proprio di acido oleico omega 3 e omega 6 contenuta all'interno dei grassi del macchiaiolo, sono rimasta anch'io un po' sorpresa e ho detto: ma proviamo. Effettivamente il grasso è molto diverso anche proprio in bocca, cioè ha proprio un'altra consistenza, e gli è stata attribuita la digeribilità del pesce, quindi si riesce veramente a mangiare carni suine avendo la stessa digeribilità del pesce. Ma non sono cose che dico io, ma sono cose che sono state studiate e hanno proprio un riconoscimento scientifico. Assolutamente, sono appunto vari prodotti, cioè tra i vari prodotti c'è ovviamente anche la mortadella, che è la mortadella di Prato, ma non solo. Quindi. Sì, produco 2 tipi di mortadelle in realtà, e non sempre le ho entrambe, perché la nostra produzione è piccola, di nicchia, volutamente vorrà restare tale, per cui a volte capiterà di trovare la mortadella classica, la Bologna è questa, e altre volte quella di Prato, le facciamo in parallelo perché i tagli sono tagli nobili, quindi ci va dentro i prosciutti, le spalle, i capocolli, ci vanno le gole, quindi se faccio una produzione non ne faccio un'altra, capito? Però sì, le produco entrambe nel rispetto un po' della tradizione. Assolutamente. In che ambiente, appunto, tornando un po' a quello che dicevamo prima, in che ambiente vivono quindi anche gli animali lì da voi? Come vengono quindi anche allevati? Allora, è un semibrado, si definisce semibrado perché gli è stato ricreato un habitat. A questa razza etrusca gli è stato proprio ricreato un habitat. Vivendo a Cicignano hanno a disposizione comunque tanto bosco. È un bosco che è, come immaginate, una torta a ripiani, e quindi loro fanno veramente tanto movimento su
e giù, su e giù, e questo gli serve perché gli ritrovano la macchia, quindi anche proprio il movimento. Sono maiali che dopo 2 anni di lento accrescimento arrivano a circa 120-130 kg, capisci proprio che non può essere un discorso quantitativo, non avrei proprio la quantità per produrli, e di conseguenza per forza dobbiamo lavorare in qualità. Di conseguenza l'allevamento è un allevamento che tiene conto anche delle modalità comportamentali dell'animale, è molto attento alla pulizia, direi. Cosa dici? No, è una cosa invece essenziale e ci tengo a dirlo, perché che io possa ricevere persone in azienda o non ricevere è un lavoro che va avanti e deve andare avanti tutti i giorni in modo molto meticoloso e, come si dice, quando proprio costante. Quindi se piove, se tira vento, se nevica, non importa, prima si pulisce, poi si fa da mangiare. E il mangiare lo facciamo noi, nel senso che non compriamo diciamo mangimi composto ma già pronti, ma glielo facciamo noi. Anche lì c'è una ricerca con l'università per la dieta. E gli facciamo una dieta che, a volte lo dico quando sono le persone, ma per capire meglio, tipo la dieta zona, no? Che è 30-30-30. Okay. E allora loro hanno veramente un apporto di 30% di carboidrati, a volte l'orzo, a volte il mais, 30% di proteine, che si tratta per lo più di pisello proteico, una buona fonte a livello proteico, e poi il resto è molta fibra crusca e diciamo il 10% è stagionale, quindi mi può capitare ora che c'è la potatura dell'olivo che mangino proprio, le mangiano proprio le foglie, okay, oppure l'erba fresca o le ghiande. Dipende, e quindi ovviamente. Sì. Quindi insomma sono cose particolari e curiose. Ho comprato una betoniera da muratore che utilizzo proprio solo per questo. È come, la uso come un'impastatrice, dove metto insieme questi alimenti e utilizzo una carriola, e con la carriola si va a, diciamo, ai vari reparti, dalle nascite agli svezzamenti, le riproduzioni, gli ingrassi, logicamente, in proporzioni diverse, e hanno la loro razione alimentare quotidiana. Assolutamente, quindi fondamentale ovviamente è l'occhio alla natura, ai ritmi della natura, stare sempre quindi dietro ai ritmi della natura. E una cosa curiosa, particolare comunque anche della vostra azienda, che avete creato, c'è anche la scuola del poggiolino, quindi insomma una vera e propria fattoria didattica dove fate conoscere quindi anche ai più piccoli, ma non solo, anche alle famiglie, le varie attività che fate. Che attività vengono fatte? Diciamo che questo è il mio orgoglio più grande, lo posso dire, perché è una cosa che mi viene proprio spontanea. Ho capito proprio che è la cosa che mi piace fare, che non provo fatica a farlo, quindi tra gli animali e comunque i bambini, provare a mettere insieme queste due cose io lo trovo veramente straordinario. Non faccio nulla di speciale, alla fine se fosse costruito non sarebbe la stessa cosa. Faccio quello che so fare, per esempio quando si vendemmia li faccio vendemmiare, logicamente in modo che lo possano fare dei bambini, certo. Pigiare l'uva, raccogliere, prendere la bigongia, non so, anche di raspare, non è che gli metto la macchina, glielo faccio fare a mano, però bambino, fanno tutta una serie di operazioni che sono quelle reali. Per esempio ti parlavo di fare da mangiare prima con gli animali, è un percorso che ho chiamato Mondo Animale, li metto tutti in cerchio intorno a un prato, ognuno con il suo secchio, con tutti gli alimenti al centro, glieli faccio toccare, mettere nel secchio, proprio miscelare con le mani, e poi insieme a me forza, e vengono e poi lo vado a mangiare agli animali. Quindi quando un bambino entra nel vivo, diventa un giovane allevatore, non so, va a raccogliere le olive, fa il formaggio, fa la conserva, fa queste cose qua, è un'esperienza veramente importante. Io credo che insomma chi ha un'azienda agricola ha l'onere e anche un pochino, no, di trasmetterlo, perché sono, al di là della mia storia, ma di tanti colleghi, sono storie di passione, certo, dove ci metti il 100% di te, ci metti la faccia e ci metti l'impegno. Quindi chi compra da un'azienda agricola sa da dove viene il prodotto prima di tutto, e poi insomma, ecco, poterlo raccontare io lo trovo molto bello. È un modo insomma per conoscere anche poi
ciò che, insomma, il nostro territorio, ovviamente. Come rispondono anche i bambini? Hanno anche delle curiosità particolari? I bambini sono straordinari perché non hanno filtri, ti chiedono tutto in modo semplice, quindi ecco, diciamo, quello che ho capito. Poi sono anche una mamma, quindi diciamo un po' l'inclinazione ce l'ho anche di mio, di natura, certo. Che ci devono essere due cose, il gioco e l'apprendimento, perché mica vengono in uno zoo, vengono in un'azienda agricola, quindi si presume che vengano per imparare qualcosa, però lo devono fare divertendosi. Quando metti insieme queste due cose, tornano a casa con un bagaglio, con qualcosa che hanno imparato. Quanto è importante, ti chiedo in chiusura, appunto, tramandare, riuscire a tramandare anche quella che è la storia del nostro territorio, le nostre tradizioni, tradizioni anche contadine, agricole, appunto, per me è tutto, per me è tutto. Io lo faccio non solo con i miei prodotti, ma anche con i prodotti dei colleghi in cui credo e che abbino ai miei tranquillamente, perché c'era il mio professore che mi diceva sempre: l'Italia è probabilmente il più grande paese a livello di biodiversità animale e vegetale. Il problema è che non lo sappiamo, diciamo, raccontare, tramandare mediamente, non voglio fare tutta l'album fascio, però spesso tante realtà agricole bellissime rimangono confinate nel posto dove sono e non le conosce nessuno, e invece poterlo raccontare e anche far vedere cosa c'è dietro, il lavoro dietro le quinte. Insomma, mi è capitato anche diverse volte ultimamente con questo marzo pazzo di ricevere tante persone anche con la bufera in corso e con l'acqua, no? Certo. E mi sono chiesta se era giusto o meno farlo, poi ho detto: secondo me così si capisce veramente cosa fa un'azienda agricola, al di là del mio caso particolare, ma certo, in generale. Generale, con tutte le aziende agricole comunque, sì, insomma, lavorate sempre, tutti i giorni. Sì, gli animali non certo si può fermare. Assolutamente, assolutamente. Io ti ringrazio davvero, grazie, Giulia, per essere stata con noi, per averci, grazie, raccontato questo mondo particolare. Grazie davvero, e noi ci vediamo tra pochissimo qui per l'ultima parte della Stoffa di Prato. Arrivederci. Buonasera e bentrovati all'ultima parte del nostro appuntamento di questa sera della Stoffa di Prato. Spazio all'attualità, siamo in compagnia del questore di Prato, Pasquale Antonio De Lorenzo. Buonasera. Buonasera a lei. Grazie per essere qui con noi questa sera. Siamo alla vigilia del 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, un anniversario che, come di consueto, verrà celebrato anche qui a Prato. In particolare domani ci sarà la festa che quest'anno si svolgerà a Montemurlo, una giornata di festa per suggellare anche, insomma, il senso di appartenenza al corpo. Che cosa significa quindi per voi intanto questa festa? Allora, per noi questa festa significa un po' tutto, sono tutti i valori della nostra mission che si racchiudono e si celebrano in questo momento dove si rende omaggio innanzitutto ai nostri caduti che hanno, diciamo, sacrificato la propria vita nell'adempimento del dovere di servizio, e soprattutto da parte mia, come da parte del nostro direttore generale del Dipartimento, il signor capo della Polizia, dottor Pisani, quello del ringraziamento del quotidiano sia alle nostre donne e ai nostri uomini della Polizia di Stato, nonché alle loro famiglie che ci supportano e ci sopportano quotidianamente per quanto riguarda le nostre lunghe assenze. Una festa che appunto voi quest'anno avete deciso di svolgere, di celebrare a Montemurlo, in Piazza della Repubblica. Come mai intanto questa scelta, e quindi come si svolgerà anche proprio questa celebrazione? Allora, sicuramente, diciamo, questa scelta è stata fortemente voluta da me anche per dare una sorta di solidarietà non solo alla città di Prato, fortemente colpita anche la città per quanto riguarda l'alluvione del 2 novembre. È stato un po' il mio esordio, in quanto mi sono insediato il 2 ottobre, il 2 novembre mi sono trovato già ad affrontare come ente polizia questo tipo di problematica relativamente ai comuni alluvionati. Come sapete, non solo Prato ma anche Montemurlo ha avuto delle vittime per quanto riguarda il fenomeno, diciamo, dell'alluvione, ed è anche un aspetto che la Polizia di Stato vuole omaggiare tutta la comunità della Vallata e
ci siamo soffermati anche per motivi tecnico-logistici di organizzazione su Montemurlo, oltre che per gli spazi che la piazza ci offre, anche perché simbolicamente pure Montemurlo è stata fortemente presa di mira da questo evento naturale. Sì. E ci consente, come le dicevo prima, la possibilità di poter effettuare tutte quelle nostre attività preparatorie per la festa che abbiamo avuto già in questi giorni, in attesa di domani che ci sarà l'evento conclusivo. Quindi è il nostro slogan "esserci sempre", che si attualizza soprattutto nella provincia di Prato proprio con questo atto dimostrativo di solidarietà, atteso anche che le funzioni di un questore non si racchiudono soltanto in ambito locale, ma essendo il questore autorità locale e provinciale, è giusto che anche la provincia conosca la polizia, che la polizia sia vicina e che si rinnovi questo atto di fiducia con in concreto la possibilità di conoscere tutti gli attori di questa partecipazione alle attività del quotidiano. Certo, una polizia insomma sempre più vicina ai cittadini, assolutamente quello insomma sempre cercato di portare avanti da quando è qui, appunto dall'inizio di ottobre. La festa sarà l'occasione quindi appunto anche per ringraziare tutti gli uomini e le donne. Certo. Del corpo della polizia, verranno consegnati anche dei riconoscimenti particolari ad alcuni di loro. Certamente, e diciamo quello è il momento, come dicevamo prima, è il momento conclusivo di un'attività, di un bilancio, sia in termini di attività di prevenzione e controllo del territorio, per quanto riguarda anche le situazioni di ordine e sicurezza pubblica, e soprattutto è il riconoscimento a quegli operatori, non solo che non ci sono più, ma quelli che continuano a dare il contributo quotidianamente, con la ricompensa che il Ministero rilascia nelle varie sedute che si tengono durante l'anno su quelle che sono le più significative, le migliori attività di polizia che vengono svolte da tutte le questure d'Italia, premiando il personale che effettivamente ha reso un servizio e soprattutto un risultato utile alla collettività. Quindi per noi è il momento massimo celebrativo della nostra organizzazione, e come giustamente ricordava lei, c'è stata anche questa evoluzione dalla sua fondazione, c'è stato un crescendo fino agli anni 80 con la legge del 1 aprile, la 121, dove pian piano ci siamo discostati da quelli che erano le organizzazioni prettamente militari. Siamo un'amministrazione sicuramente organizzata militarmente, ma a statuto speciale, perché ha dei risvolti verso la figura del funzionario di polizia, che viene visto più come un intermediario civile tra la collettività e il rispetto della legge. Del resto il nostro motto lo ricorda: sub legge libertas, e noi cerchiamo di portare avanti e a fondo questi valori che ci sono stati insegnati e inculcati negli anni. Tra gli ospiti della festa ci sarà anche un attore francese, Luc Merenda, che è stato insomma un attore protagonista di tanti film poliziotteschi che insomma sono conosciuti da tutti. Come mai proprio questa scelta? Allora, questa scelta, giustamente lei lo ha ricordato, è dovuta proprio al fatto che Luc Merenda, il quale ci onorerà anche lui della presenza qui a Prato, della sua presenza, è stato un po' come Maurizio Merli, il simbolo dei commissari di polizia negli anni 70, negli anni fino a ridosso i primi anni 80, e sono stati un po' anche, non avendo noi all'epoca che eravamo più ragazzini, molte scelte come oggi c'è con la Pay TV e vari tipi di televisioni. Avevamo solo le TV di Stato e quindi si proiettavano massimamente questi film, e chi ha avuto sempre in serbo la voglia di diventare commissario di polizia, le figure di riferimento sono state appunto Luc Merenda principalmente e Maurizio Merli, che sono due icone dei polizieschi all'italiana. Naturalmente
questo sta anche a simboleggiare il fatto che, se ricordiamo, ripercorriamo i film dell'epoca, la polizia era vista più come una polizia repressiva, mentre oggi, grazie a questa evoluzione, la nostra polizia si è sicuramente adeguata ai tempi, è molto meglio formata anche nel dettaglio e nell'analisi delle varie situazioni, ed è più una polizia di prossimità, di prevenzione e anche di soccorso pubblico, come purtroppo abbiamo avuto modo di dimostrare durante le fasi dell'alluvione che ha colpito proprio questa provincia. Assolutamente. La festa sarà poi appunto anche l'occasione, come dicevamo, per fare un po' un bilancio delle attività svolte. Ci può insomma anticipare qualcosa? Che anno è stato? Come è andata? Allora, di sicuramente l'anno si chiude con un bilancio più che positivo. Infatti, quando avrò l'opportunità di snocciolare nel dettaglio i numeri e i risultati, si avrà modo appunto di constatare una inflessione soprattutto dei reati predatori, dove c'è stata da parte nostra, ma devo dire anche da parte degli altri colleghi delle altre due forze di polizia, nel contribuire a questa attività di controllo e prevenzione del territorio, cercando di abbattere notevolmente quelli che erano, abbiamo avuto anche episodi, soprattutto a fine dicembre, di cosiddetti furti seriali col tombino, e l'attività naturalmente sinergica e di collaborazione, soprattutto di confronto anche con gli altri colleghi delle altre forze di polizia, ci ha permesso di mettere la parola fine anche qualche giorno fa, proprio con un'attività descritta nei suoi minimi dettagli all'autorità giudiziaria, con la quale siamo entrati, diciamo, abbiamo avuto l'opportunità di eseguire dei provvedimenti restrittivi e soprattutto dei provvedimenti, trattandosi di extracomunitari, che ci hanno permesso di procedere alle espulsioni degli autori degli eventi. Devo dire, un bilancio nettamente positivo, sono anche abbastanza soddisfatto, ma sicuramente la nostra attività continuerà sempre nel quotidiano con la stessa intensità, senza mollare, ed è, io cerco di essere sempre conseguenziale con quelle che sono le promesse o gli sbilanciamenti, perché se non avessi la certezza di avere un gruppo forte che mi segue e con il quale condividiamo la quotidianità, non mi azzarderei a dire una cosa del genere. Anche apprezzabili risultati che sono sotto gli occhi di tutti, li abbiamo raggiunti anche per quanto riguarda la gestione dell'utenza, i famosi passaporti che dopo il periodo pandemico ha mandato in crisi a livello nazionale un po' il sistema, ma devo dire anche in questo siamo stati capaci di azzerare un arretrato di 4 mesi, tanto è che oggi abbiamo una serie di modalità per come richiedere il passaporto, che sono state ampiamente pubblicizzate, e per offrire un'apertura al cittadino sine die, quindi non abbiamo più delle limitazioni come una volta. Sicuramente è tutto ancora in itinere, in fase di miglioramento. Noi cercheremo di impegnarci al massimo per rendere sempre di più meno disagio all'utenza per quanto ci è possibile. Visto che siamo in chiusura, appunto, lei, dicevamo, è a Prato da pochi mesi, da inizio ottobre. Sì. Che impatto ha avuto quindi con Prato? Come è stato appunto il primo impatto, e un po' un bilancio si può fare di questi appunto primi mesi di attività, anche se un po' le cose fatte si sono accennate? Allora, questi primi mesi di attività, innanzitutto l'impatto è stato, mi sono subito reso conto dopo 24 ore che mi ero calato in questa realtà, che è una realtà decisamente complessa, è una realtà fatta da una collettività molto operosa, presente anche nel sociale. Difatti io cerco, in base anche a quello che è il mio tempo residuale, di coinvolgermi e essere coinvolto in quelle che sono tutte le iniziative che riguardano la città, perché parto dal presupposto, in quanto è stato un po' il mio, come dire, la mia strada,
che mi ha accompagnato per questi 34 anni di polizia, quella di vivere il contesto sociale, perché solo vivendo il contesto sociale della collettività uno riesce a comprendere quelle che sono le problematiche e i disagi, e naturalmente per produrre sicurezza e per dare anche una percezione di sicurezza ai cittadini bisogna realmente vivere il contesto nel quale si opera. E stiamo cercando di essere sempre più presenti, come dicevo prima, e di sicuro non molleremo fino all'ultimo giorno. Lei diceva appunto, ora siamo davvero in chiusura, però appunto diceva 34 anni in polizia, ha avuto insomma esperienze molto importanti soprattutto anche nella lotta alla camorra, soprattutto appunto nel sud Italia, adesso sta portando insomma questa esperienza anche a Prato, ovviamente, seppur insomma sono realtà ovviamente diverse. Ci proviamo a portare l'esperienza, sicuramente è stata un'esperienza molto forte dal punto di vista della polizia giudiziaria, della criminalità organizzata, della quale mi sono occupato in prima persona per almeno 25 anni. Gli ultimi 10 anni, avendo avuto l'onore e il privilegio di aver diretto uffici come per 3 anni e mezzo San Paolo e 4 anni e mezzo il primo distretto di Napoli, che avete potuto naturalmente verificare dalle immagini dell'epoca, soprattutto nel periodo pandemico, avevamo una serie di problematiche quotidiane con la popolazione relativamente alle ristrettezze pandemiche. Poi l'esperienza, molto formativa, della quale non mi aspettavo di avere questo privilegio, di avere diretto gare internazionali di UEFA come Napoli, Real Madrid e altri eventi di non meno importanza, per 3 anni e mezzo anche un campionato di Serie A con una fetta di pubblico che rasentava i 70.000 spettatori, è comunque un'esperienza che ti fa crescere, che ti matura, ti fa confrontare quotidianamente con la piazza. Non di meno gli anni veramente più impegnativi, come dicevo prima, dal punto di vista dell'ordine pubblico sono stati gli ultimi 4 anni e mezzo, che a tutti i livelli mi sono trovato, grazie alla fiducia che mi veniva data dai miei superiori, a gestire eventi anche di un certo rilievo come vertici italo-francese, il G20 a Napoli, le polizie balcaniche, dove abbiamo avuto 4 giorni con tutti i rappresentanti, ministri e capi della polizia balcaniche. Ma l'esperienza, una delle esperienze più forti, è stato proprio il vertice italo-francese, durato 3 giorni, dove bisognava assicurare e garantire tutta una serie di attività, di servizi, ma soprattutto di tenere lontani eventuali contestatori, che erano quelli che mi hanno accompagnato per il quotidiano degli ultimi 4 anni, insomma, nelle attività ordinarie. Benissimo, io ringrazio davvero il questore De Lorenzo per essere stato con noi, grazie davvero, ovviamente buona festa e buon lavoro. Grazie, io ringrazio voi per la sensibilità e l'invito rivoltomi, che ho accolto con estremo piacere e soddisfazione. Grazie, a noi insomma fa molto piacere averla qui con noi ospite, grazie, e raccontare appunto l'operato che fate, e a tutti voi grazie ancora per averci seguito, noi ci vediamo giovedì, quindi tra 2 giorni, sempre qui alle 19 su TV Prato per un nuovo appuntamento della Stoffa di Prato, arrivederci. Grazie.